Allora, ritorniamo qui al boschetto per un'altra partita del Castrum Bianelli Calcio 5 categoria C1. Siamo col presidente La Frocia, siamo nel prepartita con Deportivo Salandra Calcio 5. Quindi oggi ospitiamo il Salandra. Sono secondo in classifica, se non sbaglio. Spero che facciamo una bella partita. Vediamo il presidente cosa ci vuole dire. L'augurio alla partita. Buonasera a tutti, grazie ancora Antonio Bonelli alla redazione di castrumbianelli.it per il loro solito eccellente lavoro. Niente, queste sono le partite per cui vale la pena giocarle, per cui vale la pena disputare, fare tanti sacrifici per affrontare un campionato del genere. Oggi ospitiamo una tra le migliori squadre, se non addirittura la migliore della categoria. Speriamo che gli renderemo difficile le sorti dell'incontro e che alla fine la spunteremo noi. Questo è l'augurio, ma soprattutto mi auguro che sia una bellissima partita, uno spettacolo per la gente che verrà a vedere la partita, per cui faccio un in bocca al lupo a entrambe le formazioni. Naturalmente non ci sbottoniamo di niente perché porta bene, porta male, tutte le scaramanzie del caso. Quindi in bocca al lupo per la partita. Andiamo a vederla, sta per iniziare e ci vediamo magari più tardi. Ciao, grazie. Ciao. Oh,
Yeah.
Ok, dopo questa bellissima partita, siamo qui con Mr. Blois. Allora, cosa dire? Le lascio a lei il microfono. Io posso dire solamente che è stata una bellissima partita da parte di tutte e due le squadre. Un primo tempo molto tirato e poi il secondo tempo, il Castrum, il cuore Castrum è uscito fuori. Sì, sì, infatti siamo molto felici perché a inizio stagione ci davano per spacciati sotto tanti punti di vista e già giocarci una partita contro questa squadra che poi è una delle vive favorite alla vittoria del campionato ci ha riempito di gioia. Sapevamo che ce la potevamo fare, abbiamo lavorato bene, sono 3 settimane che stiamo lavorando bene, abbiamo raggiunto 4 vittorie di fila adesso tra campionato e coppa e la squadra sta ingranando. Dobbiamo continuare con il lavoro perché non siamo campioni adesso, non eravamo pippe 4 partite fa, quindi dobbiamo continuare a lavorare su questa strada perché è quella buona. Mister, incominciamo a pensare ai posti di vertice? No, continuiamo a pensare di fare a calcio a 5 perché oggi dimostra che quando la squadra sa fare calcio a 5 produce risultati. Abbiamo difeso molto bene sul portiere di momento loro, le posizioni erano buone, gli spazi anche, con la tattica e il cuore oggi abbiamo vinto e questo era l'importante. Io voglio fare i complimenti per la partita, per come è stata impostata la partita, ma i complimenti per questo bel clima che si è creato intorno alla squadra. Sì, sì, poi i risultati favoriscono anche il clima e l'amalgama del gruppo che sta andando sempre meglio. Continuiamo così e poi vediamo alla fine cosa abbiamo fatto, io sono fiducioso. Mister, in bocca al lupo per il prosieguo e alla prossima. Grazie, forza Castrum. Sempre forza. Bella partita, eh? Bellissima, bellissima. È piaciuto, eh? L'hai già fatta, vado, aspetta. È piaciuto, eh? Sì, sì, sì. Ti sei emozionato a vedere il tuo figlioccio Caputo in campo? Abbastanza, con i problemi che c'è. Giocato bene, eh? Non doveva giocarsi, era tutta la partita. Ma queste ragazze hanno vinto il campionato, vedo che fanno casino a non venire. Vabbè, la partita, quello che contava, secondo gli avversari che c'erano in campo... È come se avessero vinto un campionato, diciamo. Che dici? Che dici? Anche io sono d'accordo con Emanuele. Ok, grazie, grazie. Alla prossima, ciao. Ho beccato qui in extremis anche l'allenatore della Juniores, Mister Caputo. Mister Caputo. Ringrazio da parte di Mister Blois e Luca Caputo che oggi essendo anche acciaccato praticamente, ha dato tutto, è stato in campo con grande concentrazione, ha aiutato la squadra a portare in porto questa vittoria che è molto importante per noi. Questo naturalmente è un grande esempio anche per i ragazzi della Juniores. Beh, certamente, per la Juniores è esempio perché comunque con i ragazzi più grandi possono solo imparare. Ricordiamo che voi andate a giocare lunedì fuori casa, se non sbaglio, sì, dove? Avigliano, andiamo a Avigliano con il Bangone. Ok, noi vedremo se riusciamo a seguirvi ad Avigliano, altrimenti in bocca al lupo. Sì, sì, speriamo bene, speriamo bene. Ok, grazie.